Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Se mi vedevate un po' titubante è perché mi ero dimenticato nel post su Telegram di shillare il link al live. Niente, eccoci, mi sembra strano essere live a questo orario perché insomma è la prima volta, non è da me, però me l'avevate chiesto talmente in maniera insistente e amorevole che ho detto non posso, dai, non fargli questo favore, non dare questa concessione di fare almeno un live alla settimana alle ore 21, perché effettivamente capisco le vostre, cioè le necessità di chi magari non riesce a seguire alle 18. Mi spiace tagliare fuori una parte di pubblico, allora facciamo anche questo live alle 21. Vi ricordo che questo di novembre è un po' una tabella, un palinsesto temporaneo, nel senso che è sperimentale. Ok, adesso novembre sicuramente non abbiamo tantissime cose da fare perché tra un coprifuoco e l'altro, un lockdown e l'altro, non è che appunto pulluli di cose da fare, quindi ho detto facciamo un live in più, teniamoci un po' di compagnia tra noi criptoinvestitori, stiamo dietro un po' i grafici anche di sera già che ci siamo e poi vediamo a fine mese come va e vediamo se continuare così, se cambiare qualcosa, insomma sapete bene che c'è sempre tempo di modificare, di migliorare questi live che sono la cosa a cui tengo di più. Oggi mi sa niente pump in diretta neanche oggi perché io nel dubbio non l'ho scritto, non ho scritto niente sul grafico perché le ultime volte ho portato una iella clamorosa e allora ho detto oggi me ne sto zitto, che non si sa mai. Ha fatto un higher high timidissimo poco fa, giusto verso appunto le 6. Guarda caso, ha sbagliato orario il pump, un po' in anticipo. Oggi non sapeva che eravamo alle 9. E, però poi c'è di nuovo segni di assorbimento e quindi vediamo un po' che intenzioni ha con la chiusura di oggi, cosa si prospetta insomma come scenario per i prossimi giorni e vediamo anche un paio di altcoins, soprattutto Ethereum, sulla quale sto tenendo gli occhi dannatamente puntati. Ho la mia posizione aperta, nel senso l'entry, l'ho messo lì, non è ancora aperto, io sono lì che spero che me lo filli, non si sa mai. Poi, di cosa parliamo oggi? Beh, a proposito di Ethereum, ho lì la tab dietro, non so se avete visto il mio videino, lo chiamo così, che ho pubblicato su Facebook, all'ora di pranzo, adesso ogni giorno, finché riesco, ogni giorno, vediamo, comunque con frequenza, verso l'ora di pranzo cerco di pubblicare un mini video di pochi minuti con una notizia, una nozione, qualcosa che serva a infarcire un po' di appunto novità, nozioni, concetti, chi magari sa meno, quindi una cosa meno tecnica rispetto a magari al linguaggio che teniamo nei live e più destinata magari a un pubblico di massa. E oggi abbiamo parlato dei disservizi che ci sono stati su Ethereum, ne parliamo in breve anche tra poco. E poi se vedete la terza tab, ho lì Axie Infinity che è un nuovo gioco su Ethereum, cioè nuovo in realtà no perché c'è già da qualche mese, aspettate che vedo se riesco ad aprire anche qui, mi piacerebbe farvi vedere anche qualcosina in più. E niente, stamattina mi sono messo lì, stavo un po' guardando appunto qualche novità. Adesso la mattina cerco di aggiornarmi un po', cosa che prima facevo un po' più fatica a fare. E ho approfondito questo Axie Infinity perché da un po' di tempo voi me l'avete chiesto, mi avete detto ma dacci un'occhiata, ne vale la pena. Era la IO di Binance, e poi a me piace molto, no, il tema del gaming su blockchain, il play to earn, tutti questi nuovi concetti interessanti. E vi dico, è una figata quel giochino lì, mi ha preso. Alla fine ci sono stato lì delle ore, ho cercato di capire tutta una sorta di Pokémon, una roba del genere, su blockchain e niente, magari ci spendiamo due parole, poi se vi interesserà, in futuro ci farò anche un video. Poi la mia idea era addirittura la possibilità di streamare mentre gioco, magari un 10 minuti, un quarto d'ora, anche perché fa in fretta a diventare noioso, però insomma, cambiare anche un po' l'aria nei live, che altrimenti sempre grafici, grafici, magari vi annoiate. Comunque, niente, tagliamo subito le chiacchiere, anche perché oggi non vorrei fare troppo tardi, e partiamo subito con le vostre domande. Vi ricordo che qua si farmano shitcoin e se fate domande, se partecipate, ne farmate ancora di più. Quindi spingere con le shitcoin. Cominciamo subito. Ciao a tutti, eccoci qua, bella Luke, buonasera, buonasera a tutti, pump in diretta. Non si sa mai. Vuoi vedere che oggi non scrivo niente, lo fa?
Coprifuoco e Luca, buonasera. Cosa c'è di meglio dalla vita? Magari senza coprifuoco sarebbe meglio. Finalmente, ciao Luca e buonasera a tutti. Ennesima live consecutiva da agosto. Pazzesco, Filo, tu sei il numero uno. Io lascia che ti dia qualche shitcoin. Alle 21 ancora più gasato finché la Champions non ci separi. Dai, capisco le priorità, però la tua fedeltà merita comunque un po' di shitcoin. E quindi, caro Filo, beccati queste. Adesso ti trovo, tac, mi servirà una regia, e adesso magari per i prossimi live cerco una regia che dico: regia, 10 shitcoin a Filo, tac, 10 shitcoin e via, beccatele tutte, non spenderle tutte in una volta. Ciao, buonasera to the moon, ciao raga, sera, damperino, damperino no, anche perché se dump adesso non è bello, dopo il tentato higher high un dump non ci sta. Pump in diretta, questo mi piace di più. Quel cavallino rosso farà dampare come sempre. No, dici che porta iella, no? Speriamo di no. L'ultima volta com'era andata? Non ricordo. Eccoci in pompa magna. Buonasera Luca, ritraccio in diretta. Sei frizzato Luca, si sono gasatissimo, frizzatissimo. Tra l'altro mi sono appena allenato, ovviamente chiuso in casa, una cosa terrificante con gli elastici. Sembravo tipo la versione venuta male di quelle ragazze, no, che fanno tutte le fighe con gli elastici, si allenano al parco così. Poi c'ero io che ero lì tutto storto, mi spaccavo in due, ero inguardabile, vi giuro inguardabile. E finalmente dopo tante differite siamo in live, grande, vedi che questo orario è più pratico, lo sapevo io, si shittano coin, assolutamente sì. Ciao Luca, che bello la live in prima serata. Dai, sono contento di vedervi carichi. Ciao Luke, data la recente ripresa di multitoken DeFi, pensi che CRV possa ancora avere un buon margine di salita per trovare un bel lower high comparato con i massimi di settembre? Guarda, Curve, adesso magari spendiamo due parole anche su Uniswap, visto che c'era una cosa che sì, oggi l'ho detta su Telegram, però vale la pena farla presente anche qui, secondo me. Allora, andiamo un attimo a vedere Curve, che io l'avevo addirittura cancellato dalla watchlist, perché in sostanza, sì, adesso ha pompato, però molti di questi token farmabili hanno un problema sostanziale, che è quello di generare sempre una vagonata di selling pressure. Cosa vuol dire? Vuol dire che i token farmabili, vuol dire che in sostanza se si fa da liquidity provider in certi pool, tipo su Uniswap o tipo su Curve per l'appunto, si viene ricompensati con i token stessi. Su Uniswap ci sono quei famosi 4 pool, vi ricordate, che danno diritto a farmare Uni, che finisce tra una settimana sta cosa, ed è di questo che volevo parlare. Su Curve invece appunto c'è la possibilità di farmare i CRV, e quindi in sostanza buona parte di chi li farma, quello che fa è venderli in sostanza in maniera in tempo reale, quasi li farma, li vende, li farma, li vende. Ci sono alcuni algoritmi che lo fanno anche in automatico, alcune strategie di Yearn Finance lo fanno in automatico, e si parla veramente di milionate di selling pressure che è in continua oppressione sulla domanda, quindi si fa una fatica boia a riprendersi. In sostanza quello che sto cercando di dire che i token come Curve, Uniswap e tutti quelli farmabili sono un po' in un'eterna price discovery, fin tanto che non trovano un loro, non so neanche come dirlo, fair price mi viene da definirlo, però una definizione forse un po' scorretta, perché è un fair price che va contestualizzato nella situazione attuale, ovvero dove c'è una barcata di selling pressure. Detto in parole povere, cioè in parole concrete, la cosa che vorrei vedere è un range prolungato, ma prolungatissimo, cioè il far capire che è terminato il downtrend, basta, non si downtrenda più, la selling pressure è arrivata al punto tale di aver svuotato le tasche di tutti, cioè di tutti coloro che volevano vendere, e la liquidità è giunta a una sorta di equilibrio dove la domanda vede un prezzo sufficientemente vantaggioso per i benefit del token, perché non è un token da dampare basta, in teoria ha anche i suoi scopi, la governance e tutte quelle altre cose lì, la possibilità di lockarli per guadagnare uno staking, insomma c'è un perché anche dietro i token Curve.
Tuttavia c'è tutta sta vagonata di selling pressure che fa fatica a far emergere questo valore. E quindi laddove ci sarà equilibrio, ecco, sarà il punto in cui magari inizierà a invertirsi il trend, oppure quantomeno a stabilizzarsi, che sarebbe già qualcosa. Finché ciò non accade, quindi finché non vediamo un trend laterale ma duraturo, non sto parlando di un mese, vorrei veramente vedere un qualcosa di più forte, allora lì magari si sono un po' calmate le acque. Perché vi volevo parlare anche di Uniswap? Perché Uniswap, ve l'ho detto, tra poco lui ha un grafico molto simile, a parte la FOMO iniziale, vi ricordate il pump dei primi due giorni completamente a caso dall'airdrop che c'era stato a tutti, poi ha fatto notizia, ha pompato e basta, poi ha finito lì perché è iniziato un downtrend veramente eterno, tuttora in atto. E ve l'ho detto, Uni tra una settimana non sarà più farmabile. Quindi, allora, innanzitutto, se andiamo a vedere uniswap.info, volevo andare a vedere le statistiche. Mi state vedendo, sì, vero? Sì, ok. Vi volevo far vedere, ecco, che in sostanza, bello, tutto bello la DeFi, se anche andiamo a vedere DeFi Pulse, vediamo che continua a fare nuovi massimi, 13 miliardi locati, di cui 3 passa in Uniswap, molto bello. Però, c'è un però, se andiamo a vedere i pool più liquidi, guardate, ordinati per liquidità, guarda caso i primi 4 sono da WBTC Ether, USDC Ether, Ether USDT, DAI Ether. Indovinate cosa hanno in comune? Bravi, farmano Uni. E quindi quando smetteranno di farmare Uni, sarà bello vedere innanzitutto come si comporterà la liquidità, se migrerà altrove, se c'è il buon Sam lì col suo sushi swap pronto ad arraffarla o che cosa. Sushi, tra l'altro, un altro token che è nato per essere dumpato, appunto per tornare nel tema della selling pressure da farming. E l'altra cosa è che il prezzo di Uniswap ne potrebbe invece risentire parecchio, perché vi ricordate ad esempio Token Sets, che ha il set che permette di farmare automaticamente Uni e venderlo automaticamente a mercato, forse anche Yearn Finance aveva fatto qualcosa di simile. Insomma, c'è tantissima gente che farma Uni soltanto per venderlo e realizzare profitto. Laddove questo non sarà più possibile, caspita, è una bella nuova price discovery per Uni, secondo me. Sono curioso di vedere come si comporterà. Non ho intenzione, perché non è da me, speculare su questo e dire lo acquisto in anticipo perché salirà, non salirà, perché quelle sono scommesse belle buone. Però lo seguirò con molto interesse, con un occhio simile a quello per Curve, insomma, per capirci. E che altro volevo dire? Ah sì, che mi pare domani o dopodomani, non ricordo quando, c'è un, l'hanno chiamato community call, mi pare, di Uniswap, della community di Uniswap, finalizzato proprio a discutere alcuni temi della governance, tra i quali magari lo prolunghiamo sto liquidity mining, non lo so, quasi quasi, che si stanno un po' caccando sotto di veder sparire tutta la liquidità. Niente, ve lo volevo solo dire perché è da sapere. Dunque, torniamo a noi adesso con le domandine. C'è un errore nel browser durante la decodifica del video, mi state vedendo, vero? Ditemi di sì. È successo qualcosa? No, ok, bene, mi state vedendo. A me si blocca sempre. Vabbè, niente, continuiamo. Allora, vediamo dove siamo arrivati. Siamo arrivati all'inizio. Cavolo, mi lagga. Ragazzi, mi spiace veramente tanto per il discorso lag, ma oggi secondo me è uno di quei giorni in cui, esatto, non si può editare la qualità. Errore rilevato anch'io. Sì, ho visto, non so, mi ha dato un... refresciate, se vi dà un errore, se vedete che vi fa cose strane così, voi refresciate la pagina, perché Twitch ogni tanto fa qualche bizza, insomma. Allora, vediamo cosa c'è. Ma la promo su BlockFi c'è ancora? Allora, in realtà non c'è la promo, quella di Halloween, ma ce n'è una simile. No, ho tolto lo shillaggio automatico, forse uno era partito, poi mi sono reso conto dopo e l'ho tolto subito, però ci sono ridotte in sostanza le rewards, hanno alzato un pelino la soglia, insomma un po' meno interessante, diciamoci la verità. Tra l'altro vi dico una cosa in anticipo, vi faccio questo, insomma, questo scoop,
che se mi fileranno, ho scritto oggi anche a Nexo e a Celsius per chiedergli se gli va di fare un live, un po' come abbiamo fatto con BlockFi. Molti di voi me l'hanno chiesto, mi hanno detto dai, ma facciamo una chiacchierata anche con loro, così che possiamo fargli domande, possiamo conoscerli e tutto. E quindi insomma sappiate che se mi risponderanno, spero positivamente, vi porterò in pasto anche Nexo e anche Celsius, che sono un po' le altre due piattaforme che tutti quanti noi utilizziamo. Stamattina ho deciso di usare MetaMask per la prima volta per swappare Sand, l'ho fatto alle 9:40 e si è impallato tutto. Hai scelto il momento peggiore in assoluto, perché stamattina c'è stato proprio quel problemino che vi volevo anticipare su Ethereum, di cui vi ho parlato oggi. In sostanza, ve la faccio brevissima per non annoiare ulteriormente, quello che è accaduto è che c'è stato una sorta di hard fork, sì, suona strano, ma no, non c'è stato, non si sdoppiano gli ether, sappiatelo già, non c'è niente di particolarmente strano, soltanto un hard fork dovuto a un aggiornamento del codice che hanno fatto gli sviluppatori di Ethereum, solo che questo aggiornamento non era retrocompatibile con le versioni di Get, che è il client di Ethereum, inferiori a una certa, non ricordo quale, e in sostanza chi aveva quella versione lì si è trovato su un'altra chain e questo ha generato una sorta di fork. Per questa ragione le conseguenze sono state due: la prima è che alcuni chain explorer segnavano dei dati e altri degli altri, perché a seconda della versione di Get che avevano appunto vedevano una chain differente, e la seconda cosa è che Infura, che è uno dei provider principali di servizi di infrastruttura su Ethereum, al quale si appoggiano molti exchange, ad esempio Binance e MetaMask stesso, perché sia MetaMask che Infura sono della Consensys, quindi sono in comune, diciamo, hanno infrastrutture in comune, e quindi Infura si appoggiava al client retrodatato, insomma un po' obsoleto, e ha avuto questi problemi qui, e connesso tanti exchange, Binance ha fatto pausa ai depositi e prelievi, insomma ci sono stati un po' di casini, però si sono risolti abbastanza in fretta, basta, niente, questo era quanto. Quindi se avete avuto problemi con MetaMask, con gli exchange, con gli swap, visualizzare i dati dei token, insomma qualsiasi cosa che abbia a che fare con l'ecosistema Ethereum, sappiate che probabilmente la causa è questa. Basta, torniamo a voi, torniamo a Axie Infinity. No, non so se ho tempo di parlarne oggi, però era bellino, che peccato, insomma vabbè, no, non ne parliamo oggi, ne parliamo più avanti, se no stiamo qui fino a stanotte, facciamo after. Allora, ti scillo un altro progetto che mi sembra interessante, se ho capito bene tutto, perché è ancora poco conosciuto, OpenDeFi. Ho visto la roadmap e vogliono fare cose interessanti, poi dipende se fanno tutto per bene. Il loro token doveva essere listato su Uniswap oggi, ma hanno rimandato per colpa di Ethereum. Mi interessa più il progetto del token, se vuoi darci un occhio in futuro mi chiarisci qualcosa, altrimenti no problem. Guarda, volentieri, OpenDeFi, ci darò un occhio, tanto fortunatamente in questo periodo un po' di tempo ce l'ho, dai, riesco a guardare, riesco ad approfondire un po'. Diamo un occhio al dual saving di Binance, le hanno riaperte oggi, va bene, ci sono dei nuovi, andiamo a buttarci un occhio allora. Binance, andiamo a vedere com'è, non sono loggato, forse ho l'altro account, no, non sono neanche loggato, quindi forse non vedremo niente, vediamo, è ancora sotto Binance Pool. Se ricordo bene, sì, dual savings, eccoti qua. Allora, cosa abbiamo? Figurati te se non mi fa loggare, niente, mi spiace tanto, ma mi sa che non li possiamo vedere. No, adesso loggarmi così in diretta non me la sento. Niente, mi spiace, facciamo così, ve li commento poi su Telegram domani, ok? Luca, devo farti i complimenti, nonostante tu non abbia alle spalle due lauree in economia ed informatica, hai una competenza incredibile, ti ringrazio per il tuo lavoro che svolgi per tutti noi. Io ti ringrazio veramente tanto, questo guarda è un ambito, questo delle cripto, dove sì, le lauree ovviamente fanno sempre comodo, insomma è partito un alert, tac, dove? Exit long, benissimo. Sono i miei bot che ogni tanto sclerano. No, vi dicevo, è un ambito dove ancora non c'è un corso di studi purtroppo dedicato. Ovviamente avere competenze in ambito economico, finanziario, informatico, sì, se si vuole magari il lato più tecnico, ingegneristico, ecco, io la laurea in ingegneria magari fa comodo perché
Oddio, mi viene voglia di andare a spulciare qualsiasi cosa. Ad esempio, adesso mi sto studiando PineScript perché mi è venuta la scimmia di studiarmi PineScript. Però, insomma, è vero, è una cosa che ci vuole curiosità, soprattutto la curiosità è ciò che serve per addentrarsi bene in questo mondo. Ci piacerebbe poi sapere che formazione hai e come un ingegnere biomedico skillarsi tanto nel trading da quittare il lavoro. Guarda, ti dico, è una cosa strana, te l'ho detto, perché se guardiamo il mio passato, io adesso magari ci faccio un video su questo, a mente più lucida, però davvero, cioè, se mi aveste conosciuto magari 10 anni fa, 5 anni fa, cioè. Sono cambiato tanto, ho fatto tante cose, mi piace sperimentare, mi piace curiosare. Per dirvene una, ero DJ anche ai tempi del liceo, primi anni di università. Cioè, mi piacciono tante cose, mi piace provare, mettermi in gioco e soprattutto ho una curiosità per qualsiasi cosa. Quando ho scoperto le cripto è stato un buco nero pazzesco. Già avevo la passione per i mercati, per il mondo finanziario, in quanto comunque cioè, ho sempre reputato l'educazione finanziaria un pilastro fondamentale. E poi quando, cioè davvero, quando ho scoperto le cripto è stato come se tutti i puntini si fossero uniti insieme e ho trovato, cioè come dire, boh, sei nel posto giusto al momento giusto. È strano, però è stata una cosa proprio automatica, ecco. E poi da lì è tutta questione di studio, di mettersi lì, imparare, non piantare lì. Il trading è questione veramente di avere voglia di non mollare, cioè tutto lì alla fine. Non c'è tutta sta teoria come sembra, è tutta questione veramente di mettersi lì e non mollare. E, ciao Luca, oggi hai parlato su Telegram di Prime XBT. Sì, perché lo uso per il Forex, soprattutto perché opero con collaterale BTC e quindi una piccola fettina del mio wallet, dei miei holding, la uso per giochicchiare un po' sul Forex. Si può fare anche il covesting sulla tua strategia? Guardi, in realtà una cosa che mi spiace. Che tra l'altro io gli parlo spesso con i ragazzi di Prime XBT perché a me piace dare feedback, no? Vi ricordate quando avevamo fatto la prima review di covesting e vi avevo detto: cacchio, non si vede tipo il drawdown? Io gliel'ho detto, gli ho rotto le balle, poi l'hanno messo, visto? E la cosa mi è piaciuta. Una cosa che mi spiace è che non ci sia la possibilità di integrare qualcosa come un bot, qualcosa di automatico, perché altrimenti la farei subito una strategia mia che voi potreste seguire. E quindi purtroppo non me la sento ancora cioè di fare un copy trading sui miei trade manuali sul Forex perché è una cosa che ho appena iniziato, quindi sarebbe veramente farvi del male, ve lo assicuro. Dove siamo finiti? Per i giochi ho investito un anno fa circa 2 Ether in Gods Unchained e direi che è andata alla grande. Ho venduto alcune carte andando in pari e riprendendo investimento. Adesso ne ho circa 600 tutte Genesi bloccate lì. Chissà se un giorno varranno qualcosa, caro mio, mi sa che hai fatto un bel colpo, mi sa. Io ho visto, ve l'ho detto, stamattina ho guardato un po' il discorso di Axie Infinity, che ci sono queste creaturine che sono gli Axie, sono questi mostriciattoli, chiamiamoli Pokémon, e in sostanza adesso magari vi faccio vedere qualcosina giusto al volo, Marketplace, sono degli NFT. Okay. Con delle caratteristiche, ognuna ha delle statistiche, attacco, morale, poi non raccoglie difesa, insomma, immaginatevi appunto una sorta di gioco di carte dei Pokémon, oppure dei Pokémon proprio, adesso vediamo se riesce a caricarmelo, o è imploso completamente, e in sostanza hanno avuto un'impennata di prezzo incredibile, per dire. Adesso anche qui ci sono la serie Origin si chiama, che sono i primi, non credo che abbia intenzione di caricarli. Comunque, mi sa che oggi proprio abbiamo il mondo contro. E questi Origin valgono ma una cosa come 100 Ether alcuni. E poi ci sono come se fossero gli Shiny, Pokémon Shiny. Immaginatevi, ci sono le versioni Mystic con delle parti Mystic si chiamano che possono essere fino a 6. Ognuno di questi mostriciattoli ha 6 parti del corpo. E quelli con tipo 3 parti Mystic valgono uno sproposito, ragazzi. Uno sproposito e continuano a salire di prezzo. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Forse c'è MetaMask che mi prompta qualcosa. Vediamo. Ecco, guardate, qua ci sono tutti gli Axie.
volevo vedere se me li faceva vedere proprio in elenco, però no, recently listed, marketplace, ecco, no, era dashboard, scusate, ma ecco, allora, lowest price, e lowest price sono 27 dollari. Highest price, vedete delle cose, preparatevi, vabbè, qua ci sono quelli senza senso ovviamente, ma vedete, ci sono quelli con le parti mystic, quelli origin, vedete, se noi flaggiamo origin, per dire, che sono i primi, la prima serie, anche se mettiamo lowest price, il meno caro origin costa un ether. E se mettiamo ad esempio un 2 Mystic per dire, già vedete, c'è cioè 13.000 dollari il meno caro. E poi c'è il discorso anche del breed count, perché li puoi far accoppiare tra loro per farne nascere un altro. E quello a zero vuol dire che non si è mai accoppiato, quindi è il più puro, si può accoppiare fino a 7 volte uno di questi. Quello a 7 invece vale un po' meno perché non si può più accoppiare. Se noi mettiamo breed count a zero, ovviamente i prezzi salgono ancora, è una roba incredibile. Cioè c'è dietro una, non so come definirla, però cioè, se lo dico a qualcuno che non è di questo ambito, probabilmente ride, dice: ma che valore hanno? Però possono essere addirittura un investimento. Va bene, ne parleremo comunque di questo giochino magari in futuro, che potrebbe essere interessante. Sta assorbendo, Bitcoin sta assorbendo. La fonte di stream è 1080p, se la mandi a 720 da OBS, ma se lo faccio in live, secondo me sclera, eh. O no, cioè, dite di no, no, mi sclera sicuro, impazzisce. Per chi utilizza BlockFi rientra nella dichiarazione dei redditi e bisogna dichiarare le plusvalenze e bisogna dichiarare come si chiama, il quadro RV, il deposito all'estero, quelle due cose lì. Quadro RV ovviamente sono. Cioè, non è tassato, è solo per trasparenza. E al contrario, stavo leggendo gli ultimi commenti, adesso vi rispondo su Axi. E al contrario, la plusvalenza si tassa al 26%, ovviamente nel momento in cui si vende in euro. Allora, vi leggevo, aspettate che da una parte tengo gli ultimi commenti e dall'altra invece, ma si può giocare con questo o è solo collezione? No, si può giocare, no, è ovvio, è lì è il fatto, non è solo collezione. In sostanza, ci vogliono tre Axi qualsiasi, ognuno ve l'ho detto ha i suoi parametri. Se lo andiamo a vedere, vedete vita, speed, skill e morale e le sei body parts. Ogni body part, tranne due che sono difensive, mi pare, hanno delle abilità. E in sostanza, se voi cercate su YouTube, ce ne sono di video di qualcuno americano in inglese così. Voi potete, ci sono due modalità di gioco: il PvP, quindi un giocatore contro giocatore, dove ci si sfida. Ovviamente, se non avete una squadra abbastanza cazzuta perdete, fidatevi, mi è successo, mi hanno disintegrato. E il PvE, ovvero voi andate in giro e sfidate mostri casuali, e con i mostri casuali si guadagnano quelle che si chiamano Small Love Potions. Vediamo se le troviamo. Forse erano qua. Beh, in sostanza sono degli oggettini che servono appunto per far accoppiare gli Axi. Cioè, per fare un accoppiamento ci vogliono una certa quantità di Small Love Potions, che dipende ovviamente dal breed count. Adesso non voglio fare troppa confusione perché sennò parliamo solo di questo. Però il fatto è, cioè, che appunto in game si possono farmare queste pozioni vincendo. Le pozioni sono anche listate su Binance, il token si chiama SLP e al momento andiamo a vedere quanto vale, tra l'altro. Perché ha avuto una crescita veramente insane anche quello. Markets dovrebbe essere nell'innovation zone di Binance. Vediamo zones innovation. Dunque SLP, eccola qua. Questa in sostanza è la pozione che serve per far accoppiare gli Axi l'uno con l'altro.
E ne servono ovviamente a centinaia e dipende poi dall'axi, dipende, però in sostanza con quelle si fa l'uovo, poi lo si fa crescere e ve ne salta fuori un altro e poi lo mettete in squadra. La squadra è composta da 6, un minimo di 3, e con quella squadra lì andate in giro, sconfiggete i nemici oppure sconfiggete gli altri avversari, e sconfiggendo i nemici si ottengono le pozioni, si ottengono oggetti che sono rivendibili, è tutto un ecosistema di questo tipo. Cioè non è fine a se stesso cioè è un fine a se stesso nel senso che se non ci gioca nessuno ovviamente non vale niente, però non è soltanto un CryptoKitty, ecco, per capirci. Vabbè, torniamo a noi. Spero di avervi teasato un po'. Luca, ci è totalmente indispensabile una live dove ci fai vedere come si gioca Pharma. Ragazzi, io vi dico che vi viene una scimmia. Io mi sono messo lì stamattina e ho detto: ma sì, proviamo, vediamo cos'è sta cagata qua. E poi ho detto: ma sì, buttiamo via sti 60 euro, prendiamo i tre. Ho messo lowest price e ne ho presi tre completamente a caso. Poi mi sono messo a giocare, ho scaricato l'applicazione che c'è anche per mobile, mi pare. E niente, mi sono messo lì, ci ho passato 3 ore, ragazzi, pazzesco, incredibile. Non voglio trascinarvi dentro in quest'altra spirale. Allora, andiamo avanti con le domande, torniamo da quelle dove eravamo. Come faccio ad abbonarmi da qui, ragazzi? Per abbonarsi, se avete Twitch Prime, gratuito con Amazon Prime, però dovete rinnovarlo ogni mese. Io giocando 1 ora al giorno faccio almeno 200 dollari al mese. Sì, tra l'altro, sì, cioè si guadagna, se uno ci si mette lì, ci può guadagnare, scherzi a parte. E quindi niente, se vi abbonate vi ringrazio, c'è da solo da cliccare e abbonati, mi pare. Niente, niente di particolare. A proposito di pool, cosa ne pensi di Flamingo, di FLM, la piattaforma Flamingo? Ho fatto un pochino di liquidità Neo FLM, ora sono in impermanent loss, ahimè sì. FLM è sceso tantissimo, io l'avevo preso a 28 cent. Guarda, considera che FLM è un altro token di quelli super dumpabili perché era farmato su Binance, sui liquidity pool di Flamingo. Cioè, non lo so. Io non sono un grande fan, a dire il vero, di quei token lì, non mi piace troppo, ecco. Oggi lag ti segue in modalità solo audio, mi spiace, porco cane, stasera scatta troppissimo. Io, guarda, quasi quasi la prossima volta vado in 720p direttamente, cioè che mi spiace un po' perché la qualità poi è scarsa, anche per chi lo rivede in differita, non lo so, voi cosa dite? Perché mi spiace che sia così, cioè o divento matto e mi metto a streamare 50 ore alla settimana per diventare partner, altrimenti non lo so, purtroppo mi spiace abbassare la qualità. Ciao Luca, buona serata, ti seguo da diverso tempo ma è la mia prima diretta, allora ti faccio un calorosissimo benvenuto. Mi consiglio sempre con un amico su quali token coin investire, io gli ho consigliato Nexo mentre lui si è buttato su Civic. Lo riporti per favore alla realtà, ma Civic è quello del 2017, quello dell'identità, no, com'è che si chiama? Era lui secondo me. Mamma mia, mi stai portando alla luce dei ricordi incredibili. Non lo so, non lo conosco, quindi non me la sento di dire niente, ma è ancora listato da qualche parte, Civic? Civic Tether US, su Binance? Davvero? Urca, ecco perché te l'ha consigliata, ha visto il pump. No, non lo so, magari è successo qualcosa di interessante. Io ti dico, ho delle reminiscenze di secoli e secoli fa che mi ricordo una cosa legata all'identità su blockchain, ma non ti so dire più di questo. Ma sai che paradossalmente io no, Nexo a me piace la piattaforma, ma il token non sono tantissimo un fan, a dirti il vero. Cioè, ovviamente se tu sei interessato ai dividendi, a ottenere il rendimento più alto sulle tue coin e tutto quanto, lo capisco, magari un bel DCA, un piano d'accumulo su Nexo ci può stare, però è veramente volatile ed è quello che a me sta un po' sulle scatole, non mi cioè preferisco un tasso minore e non addossarmi il rischio di volatilità del token Nexo, paradossalmente. Poi adesso so che hanno in ballo delle novità e quindi magari potrebbe acquisire altri use cases, non lo so, vediamo. Ah, Civic listato su Binance oggi? Ma il grafico era. Il grafico, scusa, caspita, il grafico ha uno storico lungo, fino da giugno 2018. E l'hanno listato oggi.
Allora magari a quello. Boh, non lo so, non, ve l'ho detto, non seguo moltissimo. Luca, ti prego, lascia i 1080p. Ma davvero, cioè, è così inguardabile? Sì, che scatto, mi spiace un sacco, ma forse, oddio, forse la sera Twitch è più, non lo so, è più incasinato e... boh, non lo so, ci sono rimasto male. Io ho perso 2.000 con Flamingo a causa dell'impermanent loss. Per fortuna li ho recuperati shortando su Binance Futures, esatto, un altro modo è quello. Lag a palla, caspita, mi spiace. Ci ho provato ma non riesco a scendere di qualità, ti guarderò sul tubo. Cacchio. Ma come mai con i channel point non si possono prendere shitcoin? Come no? Sì che si possono, a me va bene. Ah, da rete domestica no problema, sul mobile che a volte dà problemi. Si può fare una prova 720p, io vedo benissimo senza lag. Forse per chi mi segue da mobile, non lo so, mi spiace. È che non posso cambiare così on the go la risoluzione, perché altrimenti lo devo fermare. Io sto anche registrando poi per metterlo in upload su YouTube, mi fa del gran casino. Allora, facciamo una cosa, non vorrei che... aspetta, forse ho capito. Allora, guarda, vediamo, ditemi se vi va meglio, eh. Perché vedo che ho la CPU a balla e secondo me le pagine di Axie erano discretamente pesanti, quindi non vorrei che mi fa delle storie l'upload. Vabbè, ditemi se è migliorato. Intanto vado avanti con le domande. Non scappate. Allora, vediamo. Grande Nexo token più 15%. Grande, speriamo rispondano. Ma sì, dai, spero anch'io. Ciao Luca, cosa faresti se il tuo pubblico facesse un 10 per in futuro? Ma in che senso? Se guadagna, se decuplica i suoi guadagni? No, in realtà lo spero perché io mi auguro proprio di poter parlare a un pubblico sempre più ampio, ma per poter, come dire, divulgare sul tema Bitcoin, blockchain, crypto, che è un qualcosa che è veramente affascinante. E quindi io spero che il pubblico sia sempre più ampio perché così potremo fare più attività, potremo vederci di persona una volta finito sto benedetto Covid. E tra l'altro mi piacerebbe anche, tra le mie così idee che ogni tanto mi balenano in testa, avere un luogo fisico che può essere, non lo so, aprire un piccolo co-working, un piccolo hub dedicato alla community crypto, proprio per coltivarla, per farla conoscere, per trovare sinergie, insomma, cose di questo tipo. Però purtroppo adesso è un po'. Non è il periodo migliore. Situazione migliorata ora, nessun lag. Vediamo. Dai, incrociamo le dita. Uno dei pochi live che riesco a vedere mi lagga alla grandissima. No, dai, no. Oh, mamma mia. Infura ha rilasciato il report dell'accaduto. Sì. A proposito di TokenSats che farma ETHDAI, ho investito, ma è stata per me una cosa pessima. Le perdite derivano dalla caduta di UNI, non mi è chiaro il motivo. E dunque, ETHDAI c'è l'impermanent loss. Poi, oddio, non è andato così male, scusa. Fammi vedere un attimo. TokenSats. Dunque, vediamo, cosa potrebbe essere. ETH USD, dunque, dove sono gli yield farming sets? Vediamo se me li trova. Explore sets. Ether USD, questo intendi? Che oddio, la performance è stata buona del set. Poi il farming, ma neanche, non è neanche andato male il farming, infatti c'è 1,5 milioni di liquidità. Mi sembra strano che tu sia riuscito a perdere qua, cioè mi sembra che il suo andamento sia ottimo, perché considera che appunto in questo prezzo lui include tutto il discorso del farming, eccetera, eccetera, quindi c'è un po' di impermanent loss, ma vedo che l'ha compensata alla grande, quindi no, direi che dovrebbe esserti andato benone. Allora... Luca, quando lo fai un video sul wallet azionario che hai? Ma lo faccio, dai, lo faccio. Ormai mi sono promesso di farlo. Non aspettatevi chissà che cosa, che è una cosa veramente banale, però lo farò. Buonasera, secondo live di fila, ormai ci ho preso gusto. Grande, quando ci presenti la nuova piattaforma? Molto presto, anche lì sto finalizzando il video. Anch'io voglio il video sull'azionario, lo facciamo, promesso. Mamma mia, alle 21 è follia post cena. Sì, beato chi ha già cenato alle 21. Io mi sa che prima delle 10 e mezza, 11 non cenerò. Cosa ne pensi di Ardor? Puoi commentare il grafico?
Allora, sì, è Ardor, Ardr, giusto? Eccolo. Ma è un grafico brutto. Basta, fine del commento. In downtrend perenne, con degli spike fuori di testa, senza nessun senso, no, è un no gigante. Con lower lows, lower highs, direi che no, non c'è nessun tipo di motivo per prolungarlo. A proposito di giochi, conosci Rev, progetto interessante sul gaming, svilupperà due giochi, uno di Formula 1 e uno di MotoGP con l'appoggio della FIA. Se hai tempo di fare un feedback, apprezzerei. Guarda, io sto andando veramente ad approfondire quel settore lì. Ho aperto recentemente anche su Discord il canale di legato proprio, cioè che si chiama NFT e Blockchain Gaming. Se siete su Discord l'avrete visto, se non ci siete, ragazzi, veramente unitevi al nostro server Discord. Se scorrete giù su Twitch, trovate tutti i link qua sotto, sono inguardabili, lo so, devo rifare un po' di grafiche, ci sto lavorando, però la cosa importante è che appunto andate a dare un occhio a Discord perché è gratuito, si chatta, si chiacchiera di tutte le tematiche legate alle cripto e abbiamo aggiunto NFT e blockchain gaming. Ciao Luca, perdonami una domanda. Consigli l'acquisto di un portatile solo per installare software desktop da utilizzare in combo con un cold wallet o può andare bene anche il PC che si usa tutti i giorni per andare in internet e per i giochi online? Guarda, io ti dico la verità, farsi troppe pippe mentali sulla sicurezza, cioè ovviamente, se tu vai a fare delle operazioni su cold wallet, l'importante è che tu sul tuo PC non vai a esporre la chiave privata, non vai a salvarla e tutto quanto. Poi anche lì cold wallet ci sono quelli più o meno sicuri, ma acquistare un PC a parte per firmare solo le transazioni penso che sia eccessivo, a dire la verità. Cioè, oddio, poi se uno muove dei milioni, magari la sicurezza non è mai troppa. Però appunto solo in quel caso lì, se no l'importante è appunto non fare i backup della chiave privata del seed online o tenerli salvati su PC e stare attenti di non cadere nel phishing, però vabbè lì anche se hai un portatile apposta ci puoi cadere tanto uguale. Ciao Luca, prima live per me, benvenuto. Osservazione veloce, la market cap è definita come prezzo di BTC per circulating supply, esatto. Se consideriamo l'all time high della market cap di Bitcoin di dicembre 2017 e consideriamo l'attuale circulating supply, viene fuori che a 17,3K avremmo. Interessante. L'all time high della market cap di BTC. Pensi che possa essere interessante come dato? Guarda, è sicuramente interessante. Non ho mai pensato a ragionarla in questo modo, ovvero a guardare la market cap di solo Bitcoin. Spesso la guardo dell'intero mercato perché è un indicatore che a volte lo anticipa, o a volte lo spiega meglio Bitcoin. Quindi quello è una cosa che faccio spesso, infatti ce l'ho anche qua il mio grafichino e se ci fate caso, soprattutto i livelli chiave su time frame settimanale sono un qualcosa di importantissimo. Ma di solito uso quello complessivo e non solo quello di Bitcoin perché quello complessivo porta con sé anche il dato sul capitale che si sposta magari da Bitcoin alle altcoin e viceversa e ci dà un quadro migliore un po' dell'intero, è come se fosse un indice, no? Sul mercato cripto. E quindi è un po' più chiaro, un po' più pulito come grafico. Quello di Bitcoin, ti dico la verità, mi sono sempre orientato soltanto sul prezzo e potrei buttarci un occhio perché è uno spunto molto interessante. Prendo le ultime domande, poi vado a dare un occhio ai grafici. A proposito di questo, secondo te quanto servirebbe fare educazione finanziaria di base a scuola? Guarda, secondo me servirebbe un sacco perché le basi almeno da far capire a una persona come muoversi, come costruirsi il capitale, come non sbriciolare il capitale, è una cosa che ti migliora la qualità della vita. È inutile. Io credo che anche lo Stato dovrebbe averne interesse perché tanti cittadini che sanno gestire il capitale portano a situazioni, secondo me, di crisi meno gravi poi nel complesso. Si trovano meno persone che hanno crisi di liquidità, che poi appunto lo Stato deve aiutare per forza, cioè dovrebbe aiutare comunque, però secondo me la situazione sarebbe meno peggiore. Però insomma non lo so, non sono nessuno per dire cosa bisogna fare e non fare, perché insomma la scuola è un tema veramente complesso, è molto molto complesso.
Hai mai pensato di fare collaborazioni con i ragazzi di Coinsquare? Altro che, ma spesso facciamo magari qualche chiacchierata, qualche video, mi è capitato di essere ospite da loro, con Tiziano, con Filippo, è sempre un piacerone, altro che. Io ho da sempre il brutto vizio di cambiare passioni, hobby, interessi ogni 2-3 anni. A dicembre fanno 3 anni che mi sono impallinato con le cripto e i mercati, vediamo se questa volta dura, parrebbe di sì. Guarda, le cripto sono particolari, perché anch'io sono come te, esattamente come te, e le cripto mi hanno preso molto di più, e quindi secondo me è diverso, ecco. Ciao Luca, che punto siamo con Token Sets? E purtroppo la V2 non si è ancora vista, sto valutando addirittura delle alternative per farvi seguire le mie strategie eventualmente. Qua si parlava di Axi, vediamo. Mi sono convinto a comprare domani una land su Sandbox, non farmi scimmiare anche con gli Axi, staci che anch'io ho le mie land, me le tengo lì. Ma tra l'altro, da questo non te lo dovevo dire, ma adesso te lo dico, che adesso riapro Axi, preparatevi di nuovo al lag, ma lo richiudo subito, giuro. Chiudo anche tutte queste tabs che non si sa mai. Su Axi, presto, indovinate cosa arriverà? Le land anche lì, perché altrimenti non siamo contenti, quindi si potrà affittare le land, insomma ci sarà un c'è dietro un mondo abbastanza complicato su questo gioco, è veramente ci si perde la testa, ci si perde veramente la testa. Non voglio andare avanti, non voglio andare oltre, che poi ve l'ho detto, mi sento in colpa perché vi faccio inscimmiare anche a voi. Dunque ragazzi miei, adesso andiamo a dare un'occhiata ai grafici però, perché altrimenti non ne parliamo più rapidamente, perché non, insomma, ci siamo visti 2 giorni fa, non ci sono tante novità. Le novità sono queste, che Bitcoin ha tentato di fare un higher high di nuovo oggi. Guardatelo, ci ha provato ma non ci è riuscito, è stato soppresso, papam, papam, e adesso vediamo come chiude. Allora, abbiamo capito ormai che qua si è formato un pool di liquidità in offerta e questo è il nostro primo avversario. Liquidità in offerta generata inizialmente dalla candela stessa di breakout, poi confermato le volte seguenti. 15.600 è il bottom del pool di liquidità. Ogni volta che ci andiamo a picchiare contro veniamo respinti dall'offerta, appunto dal pool di offerta. Il tutto poi muove il prezzo all'interno di un range che è quello che al top ha 15.600, al bottom 14.835, questa zona qua. Sotto i 14.835 c'è un pool di domanda che è stato meno sfruttato, perché per ora ci abbiamo pescato una sola volta e un quarto, diciamo, però appunto è lì, è sotto, è il supporto principale. Sotto in realtà abbiamo il vero supporto principale, che sono i 14.000 dintorni. Io anche qui ho disegnato un pool di domanda che va tra 13.8 e 14.130. Perché? Vabbè, il centro è dato dal top storico e l'area è data dalle shadows delle candele, in particolare questa qua, che è quella che ha pescato un po' di più. Quindi questi sono i livelli da tenere d'occhio. In sostanza, la mia operatività, per farla semplice, qual è? È di questo tipo. Io adesso, ormai, oggi vi avevo detto, ci sono alcune possibilità. C'è la possibilità, visto che sulle 4 ore abbiamo quello che sembra un triangolo ascendente. No. Questo. Abbiamo low, higher low, higher low e poi più o meno equal highs qua sopra. Sulle 4 ore il pool di liquidità in offerta sta sui 15.820 e sopra. Ok, quindi si sposta un pelino in alto perché le candele chiudono in maniera un po' più dinamica. E quindi c'era l'ipotesi, ci trovavamo più o meno qui, se andate a vedere su Telegram lo vedete, lo leggete. Dicevo, è possibile fare un long preventivo con stop loss sotto al precedente low del triangolo e basta, è la classica posizione anticipatrice. Al contrario, sul daily, dove tra l'altro curioso questo break retest apparente sulle 4 ore, vabbè, ma non vuol dire niente.
Sul daily, al contrario, la situazione è un po' diversa, ecco, perché abbiamo il nostro range, abbiamo il pool di offerta che continua a respingere, abbiamo il pool di domanda. Quindi l'operatività che viene come istintiva, come prima operatività da seguire, cioè almeno quella che viene a me, in quanto abbastanza cauto di natura, è di andare a posizionarmi sul pool di domanda, quindi in quest'area qua. Lo stop loss in questo caso, cioè, oddio, si può addirittura fare una posizione composta con un entry anche in quest'area, quindi in caso proprio di ritracciamento violento. E lo stop loss lo si potrebbe mettere qua sotto a questo low, ok? Quindi in zona 13.000 o anche sotto più o meno. Dipende poi dal rischio rendimento che si vuole ottenere. La posizione più aggressiva possibile è entry nel pool di domanda e stop loss appena sotto i 14.000, il supporto. Posizione un po' più ampia è entry magari distribuito anche dentro il supporto, che altrimenti c'è il discorso del reiterarla, no? Perché se andiamo a prendere posizioni in maniera aggressiva, quindi entry, stop loss, supponiamo che mi entra, mi prende lo stop loss, sono in braghe di tela perché non sono in posizione, ho appena subito una perdita, e allora in quel caso lì lo scenario principale per rientrare long è il reclaim del supporto. È abbastanza semplice come cosa, però capite che ci sono un po' di step di immaginazione da fare. Altrimenti abbiamo la possibilità appunto di estendere la posizione al supporto e mettere lo stop loss qua sotto, quindi fare uno step down e allargare un po' la posizione. Personalmente io l'entry per il momento ce l'ho nel pool di domanda e lo stop loss ce l'ho a quant'era? Sotto i 13.400 e qualcosa, mi pare da ste parti, giù di lì. E se me lo scatta, poi ovviamente faccio anch'io l'ipotesi che rientro in caso di reclaim. Uno potrebbe venire la domanda, ma perché non aspetti direttamente il reclaim? Perché se poi ti fa così, ciao reclaim, è quello il fatto. Bisogna fare sempre i conti su, cioè lo scenario di reclaim è l'ideale, però non sai se si verificherà o no, e quindi tempo che lo aspetti, magari ciao ciao, buonanotte. Bene, questo è Bitcoin, è tutto lì. Una chiusura di oggi sotto ai 15.600, quindi che farebbe di fatto un fail swing perché avremmo un higher high tentato con la shadow, e una chiusura all'interno del range stesso amplierebbe tantissimo le probabilità di andare a pescare dal range low, dal pool di domanda. Quindi io ci spero, a dire la verità, mi spiace, ma voglio il dump in diretta. No, andiamo alla seconda che sto seguendo, che è Ether. Che allora, anche qua si sta formando un pool di offerta, che è questo qui. Si sta formando perché vedete, tac, attacco 1, attacco 2, higher high di nuovo, respinto. Curiosità di vedere dove chiude. Anche in questo caso, se mi va a chiudere qua in rosso, c'è alta probabilità di andare a fiondarsi qua sotto, che c'è il mio entry. Anche qui ho posizionato un entry, tre entries equidistanti, tac, 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 size 1,5R. Perché 1,5R? Perché ci ho messo dentro una mia statistica malata che dice che non è così alta la probabilità, cioè c'è molta probabilità di fail parziale, quindi magari non mi fa proprio così, ma mi fa così, oppure così. E allora, insomma, io ci tengo abbastanza a entrare in posizione e così via. Il setup è il solito che abbiamo discusso l'ultima volta, che è il reclaim per l'appunto di questo livello chiave, nonché un costruttino di bottom, costruttore di bottoni locale, che di brevissimo chiaramente, ma è l'importanza di questo livello, quello che mi ha convinto a voler prendere posizione. Questo è quanto, ragazzi, è tutte le situazioni che sto seguendo, non c'è tanto altro e basta. Via con le ultime domande, dai, 5 minuti di domande. Stasera mi ero dimenticato fossi live. Cosa? Tutti i mercoledì alle 21. Ma CroBTC troverà mai un bottom? Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. CroBTC è veramente brutto, bruttissimo. Va che roba, orripilante. È un grafico osceno. Tra l'altro, insomma, visto che il prezzo di CRO è dumpato, credo che la prossima settimana,
Vi recensirò la carta e ci porremo la domanda da 1 milione di Satoshi, ovvero vale ancora la pena con i prezzi attuali oppure no? Quale carta crypto.com vale la pena scegliere? Discorsi di questo tipo, insomma, ai quali cercherò di rispondere. Fatto sta che questo grafico mi fa venire i brividi, è orribile. Allora, vediamo un attimo. Esiste un token simile a Pax Gold ma legato all'argento? Bella domanda, che io sappia no, a dire la verità. Purtroppo no. Cioè, non credo almeno. Regalami qualche shitcoin che raggiungo il nostro VeChain holder. Sì, bisogna guadagnarsele le shitcoin. Me le merito io le shit per la notizia su Civic e Congresso. Qual è l'altra? Cioè, Civic non era quella del listing su Binance. C'è un'altra cosa su Civic. Mi sono perso qualcosa. Cosa mi sono perso? VeChain holder, io ti invoco. Oggi non c'è la Champions. Non so se la prossima settimana ci saranno 180 e oltre in live perché c'è la Champions. No, allora quasi quasi cambio orario. Magari lo facciamo alle 21 un altro giorno, la prossima settimana. Non lo so, vediamo. Farò un sondaggione. Sull'argento, forse il progetto che ho shillato prima. Quale? Come fai a gestire una posizione alt BTC? Praticamente dovresti usare BTC come base currency o fregartene di come si comporta nel frattempo. Esatto, io uso BTC come base currency, assolutamente sì. E basta, perché è ovvio, se no non ha senso aprire una posizione in BTC. Cioè, se uno vuole operare uscendo sempre in una valuta stabile, allora conviene ovviamente operare sulle coppie USDT, però cioè, vorrei puntualizzare il fatto che vale comunque la pena guardare il grafico della coppia alt BTC, perché ci fa capire almeno il trend. Se il trend è positivo, poi magari vale la pena prendere posizione anche sulla coin alt USDT. Open DeFi, quello lì, ok. Ciao Luca, ti faccio una domanda che quasi tutti gli YouTuber si sono fatti di recente: quale sarà il prezzo massimo secondo te nel 2020 e nel 2021? Vediamo, ve lo dico subito. La sfera di cristallo dice 1 billion, 1 miliardo. 1 miliardo, ma non mi dice di cosa, di euro, di Satoshi, di yen, di boh, non lo so. Secondo me CRO non si genera finché 25k CRO basteranno quanto 10k di qualche settimana fa. Ha fatto una bella botta. Civic ha fatto un incontro con Algo, HBAR e Crypto for Congress in America. Puoi trovare info a cryptoforcongress.com. E qui qualcuno si è guadagnato la pagnotta di shitcoin, mi sa oggi. Eh sì, meritata, meritata. 10 shitcoin a Gryffondor. Tac. Benissimo. Non vedo l'ora di avere la regia qui e dire: regia, 10 shitcoin a VeChain holder. Bene. Ti ho scritto sia su Facebook che sulla tua mail, mi puoi rispondere? Guarda, mi dispiace, ma ho la coda un po' lunga, però hai la mia parola che rispondo. Risponderò. Su Facebook li leggo meno, ti dico la verità. Però se mi hai scritto per mail, ti prometto che avrai risposta. Per argento, al peggio, il token di Synth. Ah, giusto, su Synthetix c'è il token. SXAG. Uno scioglilingua. Qui vedo che qualcuno ha lanciato la scimmia di giocare a Axie quando ha detto che si guadagna 200 dollari al mese. Cosa ne pensi dell'exchange KuCoin? Ma pochi volumi, non lo so, non lo uso più, non trovo motivo di usarlo. Volumi bassi, c'è Binance, ha più o meno le stesse coin, non lo so, non mi dice granché. Amici, io vi. Luke, ma la plusvalenza si paga solo quando bonifico il mio conto? Guarda, ti direi di sì, nel senso. Cioè, alla fine la plusvalenza viene calcolata sull'euro. Quindi, in sostanza, se tu acquisti Bitcoin, cioè hai il tuo bonifico in uscita, acquisti Bitcoin, li depositi su BlockFi, supponiamo, li tieni lì un anno. In un anno guadagni il 6% su BlockFi, Bitcoin ti fa più 10%, tu ritiri tutto, rivendi e paghi la plusvalenza tra ingresso e uscita. Basta, tutto lì. Non interessa tanto che cosa, dove è stato, cos'è stato e così via. Secondo me. Io mi comporterei così. Hai 20 spettatori in meno di Valentina Napi che gioca The Witcher 3.
Bene, allora chiudiamo, vado a vederla anch'io. Due cose bellissime insieme, lei e Witcher 3, fantastico, un sogno. No, scherzi a parte, puoi dire due parole su Cell, come ti sembra? Dunque, Cell, ti dico, io utilizzo la piattaforma ma non investo nel token a mio malgrado perché performa bene, però il motivo è che, ve l'ho detto, non mi piace l'idea di dover holdare un token volatile in grandi quantità magari per poter sfruttare al massimo una piattaforma. Ecco, sono droppati adesso i miei viewers perché, oh no, incredibile, meno 20, incredibile, siete veramente i peggiori. Tutti a vedere Valentina Napoli che gioca The Witcher 3, adesso ci vado anch'io. E no, scherzi a parte, vi faccio un saluto perché siamo arrivati a un'ora e vi ho promesso che più di un'ora non facciamo, altrimenti poi avete troppa roba da vedere. E ci vediamo venerdì, non manca molto, alle 18, però venerdì, orario normale. Ti vogliamo in modalità gamer live, dai, magari giochiamo Axie Infinity, però qualche twitchata la facciamo. E basta, quindi niente, ci vediamo domani con i contenuti, ci vediamo sui social che ormai sono lì dal mattino alla sera, sapete sempre dove trovarmi. Su Discord mi raccomando, siateci perché è bello. E ci vediamo su YouTube per chi si vuole recuperare un pezzo di live che adesso lo ricarico e basta. In live ci rivediamo a questo venerdì alle 18. Buona serata, buonanotte a tutti, io vado a mangiare finalmente e alla prossima!